Allora, salve a tutti. In questo video andremo a risolvere i problemi di fisica proposti nella prova di ammissione alla normale di Pisa nell'anno 2001-2002. Allora, cominciamo col primo. Allora, la situazione è abbastanza classica. Abbiamo un satellite di massa M che ha un'orbita circolare geostazionaria, cioè ruota su un'orbita equatoriale con la stessa velocità angolare. Il satellite dispone di opportuni razzi che possono modificare la velocità ma non la direzione. L'azione dei razzi è istantanea, cioè agiscono per un tempo molto breve. Primo caso, mediante i razzi si vuole allontanare definitivamente il satellite dalla Terra. Quindi la prima domanda è calcolare la minima variazione di quadrato di modo che i razzi devono imprimere dal satellite e il lavoro fatto da essi sul satellite. Vado in fondo, dicendo B si utilizzano soltanto le opportune leggi di conservazione e per i calcoli numerici non si faccia uso della costante gravitazionale G. E quindi useremo le formule, no? La forza di gravità, siccome è scritta da Newton, fra due corpi qualsiasi è G il modulo. Diciamo qui ci relazioniamo sempre con la Terra, quindi M maiuscola massa della Terra, fratto la distanza al quadrato. E l'energia potenziale gravitazionale è meno Gm su R. Oh, ci dobbiamo ricordare però che non possiamo utilizzare G maiuscolo nelle formule, quindi dobbiamo esprimere il tutto in funzione di G minuscolo. Sulla superficie terrestre che abbiamo la forza di gravità la possiamo esprimere o in questo modo, oppure con M per G, F uguale a M per G, dove però R è il raggio terrestre, quindi in pratica abbiamo che M per G è uguale a Gm su R quadro, quindi mm si semplifica, che abbiamo che, dato che poi comparirà sempre G maiuscolo M, lasciamo così, cioè scriviamo G maiuscolo M uguale a G, e qui RT quadro. Ovviamente il satellite è geostazionario, quindi dobbiamo sfruttare il fatto che il periodo è uguale a un giorno, 24 ore, ovvero 86.400. Quindi cominciamo a svolgere, fatta questa premessa, il punto A. Allora abbiamo la forza di gravità, funge la forza centripeta, quindi abbiamo G e M su R quadro, dove R maiuscolo indica il raggio dell'orbita geostazionaria, uguale a MV quadro su R. R si semplifica, M e M si semplifica, e quindi abbiamo che V, che poi ci serve perché dobbiamo trovare che cosa? Proprio la variazione di quadrato di modulo, quindi V ci serve. La velocità dell'orbita stazionaria è radice di Gm su R sotto radice. Allora, R come lo troviamo? Vediamo, sfruttiamo questo qui sopra di nuovo, quindi abbiamo che cosa? Gm su R uguale a V quadro, cioè 2 pi greco R su T al quadrato. Gm ce l'abbiamo qui, quant'è? Quindi ci viene che cosa? GRT quadro per T quadro fratto 4 pi quadro uguale a R cubo, e quindi R uguale a R cubo uguale a G, scriviamo meglio, per RT per T fratto 2P al quadrato. E RT, e ce l'ho dal testo, è 6,4 per 10 alla 3 km, però dobbiamo sostituire 6,4 per 10 alla 6 metri. T è la durata di un giorno, cioè 86.400 secondi, 2π era 2π greco, G è 9,8, 9,81, abbiamo due cifre significative per R, quindi va bene 9,8 metri al secondo quadro, e quindi troviamo R uguale a 4,23 per 10 alla 7 metri, e sono, diciamo, un valore famoso, sono circa 42.000 km, eh? E da questo potremmo trovare VS, che però non è un obiettivo, eh? E quindi che facciamo? Ci andiamo a trovare, affrontiamo il discorso della velocità di fuga sostanzialmente. Allora, il ragionamento che si fa qual è? Allora, questa è la Terra, adesso il nostro satellite sta qui a distanza R dal centro, e qui ha energia cinetica più energia potenziale. Se deve abbandonare il campo gravitazionale terrestre, e all'infinito si trova a distanza praticamente infinita, quindi l'energia potenziale gravitazionale è praticamente zero perché la distanza è infinita, e la velocità minima con cui ci arriva è praticamente zero anch'essa. E quindi abbiamo l'energia totale, è quella minima che deve avere, è zero. E quindi attualmente non ha velocità zero, quindi dobbiamo dare che cosa? Una velocità maggiore di quella che ha,
E come la troviamo? Quindi scriviamo che cosa? L'energia che deve avere lì, che è un mezzo m, velocità di fuga al quadrato, meno gmm su r, deve essere uguale a quella che è all'infinito, cioè 0. Quindi che succede? Mm si semplifica, quindi abbiamo che la velocità di fuga è 2gm su r. E quindi il testo ci dice da quanto deve variare la corrente di moto, delta P, deve essere m delta V, quindi m velocità finale meno velocità sull'orbita stazionaria. Qui manca una radice. Allora, se guardiamo sopra, abbiamo che la velocità dell'orbita stazionaria è la forma è simile, diciamo, manca solo una radice di 2 che raccogliamo. Quindi ci viene che m è radice di gm su r per radice di 2 meno 1. G abbiamo detto non lo possiamo usare, abbiamo detto gm è grt². E quindi ci viene m e rt lo possiamo portare fuori, g fratto r per radice di 2 meno 1 e ci viene sostituendo, adesso ci sono tutti i valori noti, 1,3 per 10 alla 5 kg al secondo. Allora, il testo poi ci chiede anche il lavoro fatto dai razzi per spostare il satellite all'infinito, sempre nel primo punto. Allora, il lavoro lo calcoliamo come variazione di energia, e cioè cosa? Abbiamo qui la Terra, il nostro satellite, che ha energia e iniziale è energia cinetica più energia potenziale. E quando sta all'infinito, che energia ha? E finale è 0, più la minima. E quindi il lavoro fatto sarà delta E, e cioè meno energia iniziale. L'energia iniziale abbiamo detto come la calcoliamo. L'energia è un mezzo m velocità nell'orbita stazionaria al quadrato meno gmm su r. Allora, che abbiamo visto sopra che mv quadro è gmm su r, un mezzo gmm su r meno gmm su r, cioè è meno un mezzo, una relazione nota anche questa, G per valida per le orbite circolari, mm su R, Gm abbiamo detto è G maiuscolo possiamo usare, meno un mezzo, GRT quadro fratto R. Qui ci sono tutte quante le note, mm ce l'ha il testo, andiamo a sostituirlo e troviamo 4,7 per 10 alla 8, ok, e fine il primo punto. Allora, passiamo al secondo punto che ci dice sostanzialmente anziché portare il satellite all'infinito lo riportiamo sulla Terra. Ignoriamo l'effetto all'atmosfera e ci chiede dopo l'azione dei razzi quale traiettoria deve percorrere il satellite affinché arrivi tangente alla superficie terrestre. Allora, come sappiamo, per effetto dell'interazione gravitazionale le traiettorie chiuse sono circonferenza ed ellisse, oppure quelle aperte, parabola e iperbole. Allora possiamo supporre che si tratti di una ellisse, vediamo le caratteristiche. Allora dovrà essere tangente, quindi non si deve schiantare al rientro della Terra. Vediamo le caratteristiche di questa ellisse. Qui il tratto continuo della Terra è quel tratto tratteggiato. È la traiettoria ellittica. Quindi questo qui è, vediamo l'equazione di questa ellisse. Questa distanza qui, da qui a qui, è il raggio dell'orbita attuale, no? Che è R dell'orbita stazionaria. E questo qui è il raggio terrestre, RT. E quindi il tutto è uguale a 2B, cioè il semiasse maggiore in questo caso. Quindi capiamo che B è R più RT diviso 2. C è questo, la semidistanza focale. Come ce la possiamo trovare? C è B, R più RT diviso 2 meno RT. E quindi ci viene che cosa? Che C è R meno RT diviso 2. E visto che ci serve dopo, che cosa osserviamo? Che B meno C è uguale a RT. E si vede anche, diciamo, dalla figura di considerazioni geometriche elementari. Ah, possiamo anche non calcolarci. Allora, l'equazione dell'ellisse è x quadro su A viene RRT sotto radice, facendo la solita formula usando A uguale A quadro uguale a B quadro meno c quadro, è la solita formula dell'ellisse. Allora, quindi ci viene x quadro fratto b quadro meno c quadro più y quadro su b quadro uguale a 1, è l'equazione canonica dell'ellisse. La Terra è una circonferenza di centro 0 meno c e raggio rt, quindi è x quadro più y più c al quadrato uguale a 1.
b meno c al quadrato. E risolvendo il sistema, non difficile ma diciamo relativamente laborioso, si trova che ho una sola soluzione reale. Quindi questo qui, è un punto di tangenza, eh? Quindi risolvendo il sistema trovo una soluzione reale che è x uguale a 0 e y uguale a meno b. E quindi qua ovviamente il disegno, men che meno fatto a mano, è risolutivo, eh? Dobbiamo risolverlo algebricamente. E quindi sì, la traiettoria buona è quella ellittica. Allora, il testo poi ci chiede il tempo impiegato. Andiamo a sfruttare le leggi di Keplero. Quindi inizialmente il periodo era t0 e poi diventa t1. La legge di Keplero che dice che il rapporto fra i quadrati dei periodi e i cubi dei semiassi maggiori sono costanti. Quindi periodo a base di 0 t1, il semiasse maggiore prima è una circonferenza, quindi è r, quello dell'orbita stazionaria, e poi diventa b, che è uguale a r più rt diviso 2, quindi facciamo banalmente la proporzione, cioè t0 t1 quadro su t0 quadro uguale a r più rt diviso 2 al cubo fratto rt al cubo. T0 è il periodo un giorno, il resto ci abbiamo tutto, sostituiamo e troviamo che t1 è 10,49 ore. Questo è il periodo per un giro completo, il periodo. E noi ci serve quanto tempo ci mette per rientrare alla metà. Quindi delta T è 5,24 ore. Allora, vediamo l'ultimo punto. Dice calcolare la velocità relativa al suolo con cui satellite arriva sulla Terra. Dobbiamo considerare che cosa? Quali due situazioni? So, questa A, l'istante in cui stava percorrendo la traiettoria circolare, e B, quello in cui atterra sulla Terra. Allora, sfruttiamo la conservazione del momento angolare e dell'energia. Questo in realtà è un problema che si affronta anche alle superiori. Quindi, che abbiamo? La conservazione del momento angolare, no? L è uguale al costante, ci dà m va per r uguale a bmvb per r. L'energia, la conservazione dell'energia, e quindi che abbiamo un mezzo m va quadro meno GRT quadro su R uguale un mezzo MVB quadro meno GRT quadro fratto RT. E quindi queste due ci danno un sistema 2x2 nelle incognite VA e VB. Risolvendo troviamo, saltiamo questo passaggio, VB è uguale a radice di 2GRT fratto R più R. E sostituendo, sono tutte quantità note, troviamo, teniamo qualche cifra in più, 1,043 per 10 alla 4 metri al secondo. E il test però ci dice la velocità relativa, quindi questa è la velocità, diciamo, rispetto al riferimento inerziale coincidente con le stelle fisse. E dobbiamo sottrarre la velocità di rotazione della Terra. V della Terra è omega RT, sostituendo troviamo 468 metri al secondo, cioè 0,047 per 10 alla 4 metri al secondo. Quindi la velocità relativa è V', B meno VT. E ci viene praticamente 1,0, tenuto conto che i dati erano due cifre significative, 1,0 per 10 alla 4 metri al secondo. Quindi questo è l'ultimo punto e fine. Allora, passiamo al secondo problema, abbastanza breve, con una sola domanda. Dice: una pallina sferica di raggio R, momento inerzia noto, può rimbalzare elasticamente su un piano con sufficiente attrito statico perché nell'urto non ci sia strisciamento. Determinare la relazione tra velocità angolare di rotazione tra il baricentro e la velocità orizzontale del baricentro prima dell'urto, perché subito dopo l'urto la pallina abbia velocità opposta. Allora, vediamo di capire quello che succede e poi il resto, diciamo, va da sé. Allora, intanto, allora, c'è una rotazione attorno al centro di massa e una certa velocità orizzontale, sono indipendenti. E lungo la verticale c'è cioè una velocità vgy variabile, e subito prima, subito dopo l'urto, queste due velocità sono opposte perché dice rimbalzo elastico. Al momento dell'impatto, che succede? Che c'è il punto P di contatto ha una certa velocità orizzontale rispetto al pavimento, che è vgx, e una velocità dovuta alla rotazione che deve essere maggiore, una velocità dovuta alla rotazione che è omega
R, e deve essere maggiore di VGX, quindi rivolta complessivamente verso sinistra. E a quel punto quindi ci dovrà essere una forza di attrito, FA, verso destra, che fa sì che il moto si inverta. Quindi subito dopo l'urto la velocità orizzontale sarà meno VGX, e la velocità angolare omega primo non indipendente a questo punto, perché c'è il rotolamento senza strisciamento, quindi è omega primo uguale a VGX diviso R. Oh, le forze agenti sono, abbiamo detto, la forza di attrito e la forza peso e eventualmente il momento dell'impatto, la reazione vincolare, ma hanno tutte braccio nullo rispetto al centro di massa. E quindi il momento delle forze è zero e la quantità di moto si conserva, quindi L è costante. Allora, prima dell'urto abbiamo I rispetto al centro di massa per omega più MVR, quindi è MVGX per R. Dopo l'urto che avremo meno I rispetto a P, del centro istantaneo di rotazione, per omega primo. Dove il P che cos'è? Lo usiamo, è IG più MR quadro, e quindi è IG è 2 quinti, 2 quinti MR quadro più MR quadro, e viene 7 quinti MR quadro. Quindi sostituiamo, che abbiamo che 2 quinti MR quadro per omega più MVGX per R uguale a meno 12, 7 quinti MR quadro per, usiamo quello scritto prima, cioè omega prima abbiamo detto è VGX diviso R. Quindi facciamo un po' di semplificazioni: R, 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 M, M, M. Ora la favola viene 2 quinti omega uguale meno 12 quinti VG, e 5 e 5 e 2 e 6, fine omega, quindi il calcolo è abbastanza uguale a meno 6 VGX, fine. Allora, passiamo al problema 3. Allora, dice, si consegue un treno che entra in una galleria e si stimi la variazione di pressione che si produce nel tratto di galleria in cui è presente il treno rispetto alla pressione in assenza del treno. Mostrare come essa dipenda dal rapporto tra la velocità del treno VT e la velocità del suono VS. Dalla sezione del treno ST e dalla sezione della galleria S0. Si ricorda che la velocità del suono è legata al prodotto della relazione che ci viene data, e mu è la massa della gran molecola di aria e gamma è il rapporto fra i calori specifici, il 1,40. E si consideri l'aria, questa qui è essenziale, sta all'ultima frase, come fluido perfetto. Fluido perfetto, quindi velocità, pressioni, andremo a applicare Bernoulli. Allora, consideriamo, questa è la galleria e questo qui è il treno che sta avanzando. Rispetto al riferimento del treno che si muove rispetto alla galleria con velocità VT, cosa abbiamo? L'aria che ci viene contro con velocità VT. Qui la pressione è PT e qui la sezione è la galleria non occupata dal treno, quindi è S0. Qui la velocità è V1, la pressione è P1 e noi dobbiamo trovare P1 meno P0, e la sezione è, dato che la sezione totale è S0, quella del treno ST è S0 meno ST, e quindi scriviamo Bernoulli, e cioè quindi è PT più rho VT quadro. Termine gravitazionale non c'è, cioè è uguale a sinistra e a destra, quindi non lo scriviamo, è uguale a P1 più un mezzo rho V1 quadro. E quindi abbiamo PT meno P1 uguale a un mezzo rho V1 quadro meno VT quadro. Ora, se adesso usiamo l'equazione di continuità, che poi è il modo, diciamo, di procedere classico di questi esercizi dove si applica l'equazione di Bernoulli, che scriviamo che VT per S0 uguale a V1, cioè usiamo V per S uguale a costante, e dato che abbiamo a che fare con un fluido incomprimibile, VT per S0 uguale a V1 per S0 meno ST, V1 uguale a VT per S0 fratto S0 meno ST. Ok, andiamo a sostituire, quindi ci viene PT meno P1 uguale a un mezzo rho
VT4 S0 fratto S0 meno ST al quadrato meno 1. Allora, se V è il volume via via occupato dal treno all'interno della galleria, possiamo scrivere che cosa? PT, usiamo la cosa di stato, per V uguale classico N, RT. N, come ce lo possiamo scrivere? Come massa diviso massa molare, che il testo ci indica con mo. E quindi ci viene PT per V uguale a massa fratto massa molare per RT. E quindi la densità ρ, che è massa fratto volume, sarà pt per mo fratto rt. Ora, se consideriamo la formula che c'è nel testo, cioè vs uguale a gamma rt su mo e un mezzo, e abbiamo che cosa? Vs quadro uguale a gamma rt su mo. E quindi il termine rt su mo che abbiamo qui, che abbiamo che è uguale a rt su mo è uguale a vs quadro fratto gamma, e quindi abbiamo che cosa? Che ρ è uguale a pt per gamma fratto vs quadro, e abbiamo finito sostanzialmente. Pt meno p1 uguale a un mezzo pt per gamma per vt fratto vs al quadrato per, questa è la parentesi, S0 fratto S0 meno ST al quadrato meno 1, che possiamo, il primo membro, ma va bene, così possiamo riscrivere anche come P, spostare il PT, così abbiamo la variazione relativa, PT meno 1, no, PT meno P1 fratto PT uguale 1/2 e tutto il resto è uguale. Fine. Allora, passiamo al problema 4, che è un problema di termodinamica abbastanza classico. Allora, che succede? Abbiamo un contenitore di 40 litri all'interno del quale, con le pareti esterne isolanti, all'interno del quale c'è un setto conduttore. A sinistra c'è un gas di cui sappiamo tutto e a destra un altro. I colori specifici dei due gas sono gli stessi. Il testo ci fa delle domande chiedendoci cosa succede quando al setto è immobile. Allora, vediamo. Nel primo caso ci dice il setto è fisso, però è conduttore. Qual è lo stato finale dei due gas? Il conduttore, quindi di questi si scambiano calore, Q1 più Q2 è uguale a 0, l'energia si conduce. Che cosa ci viene? Abbiamo N1 C, perché C1 e C2 chiamiamo C. Delta T1 più N2 C delta T2 uguale a 0, C e C si semplifica, N2 è 2N1, quindi lo possiamo sostituire. Viene N1 per TE meno T1 più 2N1 per TE meno T2 uguale a 0. N1 si toglie e ci viene che cosa? TE 3TE uguale a T1 più 2T2. Dato che T1 è 600 e T2 è 300, ci viene TE, la temperatura di equilibrio, è uguale a 400 K, che è T1 primo e T2 primo. Quindi da questo ci possiamo trovare le pressioni semplicemente applicando l'equazione di stato. Quindi è P1 primo uguale a N1 RT1 primo fratto V1, che è sempre rimasto 10 litri. E similmente P2. Quindi abbiamo tutto, basta sostituire. B, caso B. Allora, il testo ci dice che cosa? Il divisore viene lasciato libero di spostarsi. Il punto di partenza è lo stesso, cioè la temperatura di equilibrio non cambia perché se questi si scambia calore, e quindi troviamo delta, possiamo scrivere anche delta U1 più delta U2 uguale a 0, quindi comunque la conclusione è la stessa, la temperatura di equilibrio è 400 K. Dopodiché che succede? Quello si muove finché le pressioni che sopra non erano uguali, anche se non le abbiamo calcolate, le pressioni diventano uguali, quindi abbiamo che P1' è uguale a N1R e T1' fratto V1' e è uguale a P2', cioè N2R T2' fratto V2', cioè P2'. Allora, tenuto conto che N2 e 2N1, che le temperature sono uguali, viene e prendendo i reciproci, che cosa abbiamo? Che cosa ci viene? Che V2 fratto 2 è uguale a V1 fratto 1. Ma prima. E la somma dei volumi è totalmente uguale al volume totale, che è 40 litri, e quindi che cosa aggiungiamo? Che V2' più V1' uguale a V. E quindi i rapporti sono 2 a 1, quindi è un terzo, 2/3 di 40. Quindi in morale, sostituendo, viene che V1' è 40 diviso 3, quindi è 13,3 litri, e V2' è doppio, cioè 26,7 litri.
Dopodiché ci troviamo nella pressione comune sostituendo sopra, e abbiamo tutto, la temperatura 400, il volume l'abbiamo trovato. Punto C, cosa ci dice? Il lassetto è forato, che equivale a dire lo rimuoviamo. Allora, il punto di partenza è lo stesso, nel senso che la variazione di energia totale è zero, e dato che il sistema non scambia calore, non fa lavoro, quindi alla fine troviamo delta 1 più delta 1,2 uguale a 0, troviamo TE uguale 400 K. Che succede? I due gas diffondono, entrambi i gas occupano tutto lo spazio a disposizione e il volume finale sarà 40 litri. Il numero di moli è 1 più 0,5, 1,5, quindi usiamo la pressione P, la pressione comune, uguale a N1 più N2 RTE fratto il volume totale, e troviamo 1,25 10 alla 5 Pascal. Volume V1 uguale a V2 uguale a 40 litri, T1 uguale a T2 uguale a 400 K. Oh, l'ultimo punto del testo ci dice: senza calcolare esplicitamente, dire in quale dei tre suddetti casi l'entropia dello stato finale è maggiore e in quale è minore. Quindi, cioè, non calcolare esattamente la presenza di entropia, ma fare delle considerazioni, diciamo, semi-quantitative. Allora, ricordiamo che se abbiamo una trasformazione tra due stati A e B e si tratta di una trasformazione reversibile, che cosa possiamo fare? Irreversibile. Cosa possiamo fare? Possiamo collegare i due stati con una qualsiasi trasformazione reversibile e calcolare l'entropia attraverso questi due. Premesso ciò, passiamo a fare le nostre considerazioni, anzi, caso A. Ok, consideriamo quindi, relativamente allo stato A, due trasformazioni reversibili isocore, perché il volume dei due gas non cambia. E quindi capiamo che delta S, nel caso A, è delta S1, del gas di sinistra, più delta S2. Allora, il gas di sinistra si raffredda, quindi l'entropia diminuisce, mentre invece il gas di destra si riscalda. Allora, dato che però, quindi l'entropia aumenta. Dato che però si tratta nel complesso di una trasformazione irreversibile, questa entropia sarà cioè il contributo del secondo gas è maggiore, quindi è maggiore di zero. Caso A. Caso B invece. Possiamo pensare di raggiungere lo stato finale come? Con una trasformazione isocora, dato che la temperatura finale è la stessa, e poi una trasformazione isoterma. Quindi è delta SB uguale a il delta SA più il delta S1' più il delta S2'. Allora, il volume 2 diminuisce perché inizialmente era 30 e diventa 26,7. Quindi, diciamo, ragionando in modo intuitivo, il disordine diminuisce. Quindi questo termine qui è negativo. E il contrario per il primo termine, nel senso che il volume era 10 e diventa 13. Quindi questo termine qui è positivo. Dato che però, diciamo, il numero di molecole del secondo gas è il doppio, possiamo pensare che, supporre che questo secondo termine sia prevalente, cioè che questo contributo qua sia negativo. Quindi complessivamente avremo delta SA più un termine negativo che è minore di delta S. Vediamo invece il caso C. Nel caso C, come possiamo pensare di raggiungere lo stato finale? Con una trasformazione isocora, che ci porta a 400 K, e poi con una espansione, quindi delta SC isoterma uguale a delta S di A più delta S1 secondo più delta S2 secondo. Allora, i due gas occupavano prima un volume rispettivamente di 10 e 30 litri e poi occupano tutti un volume di 40 litri. Diciamo che il disordine è aumentato, e quindi questi due termini sono entrambi positivi, e quindi questo qui sarà maggiore di delta SA, e quindi il termine più grande. Quindi la graduatoria, in certo senso, qual è? Delta SB, che è il termine più piccolo, è minore di delta SA, che è minore di delta SC. Poi il testo ci chiede qual è il termine minore e maggiore, quindi è il caso B e il caso C. Allora, vediamo il problema 5. Che cosa dice? Abbiamo una sfera conduttrice piena di raggio R fissa su un carrello che si muove orizzontalmente lungo una retta con accelerazione A costante. Spiega, prima domanda, perché in condizioni stazionali è presente un campo elettrico dentro la sfera e calcolalo. Facciamo una premessa: se abbiamo un sistema di riferimento non inerziale, alle forze reali dobbiamo aggiungere la forza apparente F, io la chiamo F asterisco, che è meno
meno M per accelerazione del sistema di riferimento. Il segno meno vuol dire che in pratica è opposta. Finita questa breve premessa, passiamo alla nostra situazione. Ora, se consideriamo gli elettroni di conduzione, questi qui sono liberi di muoversi e oltre all'interazione con il campo creato dal nucleo positivo, che non può muoversi, gli elettroni saranno soggetti a che cosa? A questa forza apparente, questo elettrone. Dato che l'accelerazione è verso destra, la forza apparente andrà verso sinistra, quindi F asterisco, che il modulo F asterisco, massa dell'elettrone per A, l'accelerazione del carrello. Quindi cosa avremo? Un accumulo di elettroni sulla faccia sinistra in questo disegno. Quindi qua abbiamo un eccesso di carica negativa, gli elettroni si sono spostati, di conseguenza la trasfera era neutra, è rimasta complessivamente neutra, questa faccia qui sarà positiva, di conseguenza avremo all'interno della sfera un campo elettrico e verso sinistra. Questo accumulo di cariche si arresta quando? Quando la forza non inerziale, quello chiamato F asterisco, viene equilibrata da chi? Dalla forza dovuta al campo elettrico, che vettorialmente scriviamo FE uguale a Q per E, quindi è meno E, la carica dell'elettrone, per E. Molto semplicemente, quindi che cosa abbiamo? Il campo elettrico come lo troviamo? Eguagliamo le due forze. Quindi abbiamo M di moduli, vogliamo. M per A uguale a E per E. E quindi il campo elettrico E è facile, M per A fratto la carica dell'elettrone. Dato che i dati ci vengono forniti successivamente a questa domanda, per dire calcolarlo significa semplicemente trovare l'espressione che abbiamo già trovato. Il testo ci dice calcola la differenza di potenziale elettrico fra i due poli della sfera nella direzione del modulo, eccetera, essendo noti A ed R. Allora, che abbiamo? E il modulo è delta V fratto la distanza, e quindi nel nostro caso fratto 2R, e quindi semplicemente delta V è 2R per E, e quindi è 2R per la massa dell'elettrone per A fratto la carica dell'elettrone, e sostituendo si trova 1.1 per 10 alla meno 10. Poi due domandine così concettuali. Punto C ci dice un filo conduttore viene saldato ai due suddetti poli della sfera, dire se nel filo scorre corrente. E la risposta è no, perché se noi aggiungiamo un filo qua e si ripropone nel filo la stessa situazione della sfera, quindi sulla parte estremità sinistra del filo avremo un cumulo di cariche negative, la parte destra positive, eccetera, è un unico conduttore. L'ultima domanda, supponiamo ora invece che la sfera sia in caduta libera verticale nel campo di gravità, dire se in questo caso è presente un campo elettrico dentro la sfera. Allora, la risposta è no, vediamo perché. Sull'elettrone le forze agenti a quel punto sono la forza peso, che diciamo comunque è trascurabile rispetto all'interazione elettrica con il nucleo, e la forza non inerziale, che equilibra esattamente la forza peso, e quindi la risposta è no, non c'è nessun campo elettrico. Ecco, questo è come il caso dei corpi all'interno di un ascensore in caduta libera. Allora, passiamo al sesto problema. Dice, abbiamo una spira di forma semicircolare che ruota attorno a un asse passante per l'origine, coincidente con l'asse Z, così come vediamo in figura. E nel semipiano X maggiore di 0 abbiamo un campo magnetico perpendicolare al piano. La spira ha una resistenza complessiva R, allora che succede? Per effetto di induzione passa la corrente, e quindi ci fanno una serie di domande. Allora, dobbiamo calcolarci il flusso, applicare la legge di Faraday-Neumann, che dice che la femmina indotta F è meno del φ su dt. Allora, il flusso qui come lo calcoliamo? Tutto perpendicolare, qui abbiamo B perpendicolare al piano, questo è X, questo è Y, φ è B per S. E dφ sarà, dato che è biuniforme, B per dS. Allora, vediamo il dS quant'è, sarebbe questo qui. Quanto sarà? dS è 1/2 l'area del settore circolare, quindi è R quadro, quindi A quadro, il raggio è A, per l'angolo di θ. E quindi dφ sarà questa espressione qui moltiplicata per B.
Morale della favola che abbiamo, che F è nel primo semiperiodo, cioè mentre il flusso aumenta, sarà meno un mezzo B al quadro di teta su dt, che è la velocità angolare. Il testo ci dice che è uniforme, quindi è meno un mezzo B al quadro omega. Quindi la corrente nel primo semiperiodo sarà uguale a questa espressione qua divisa per R, la legge di Ohm, meno un mezzo B al quadro omega su R, chiamiamola I0. Allora, che succede poi quando la spira si trova in questa posizione? Il flusso ha raggiunto il suo valore massimo e poi inizia a diminuire. E quindi a quel punto, dato che la FEM è la meno derivata, la corrente diventerà istantaneamente positiva. In sostanza, che avremo che I è uguale a I0, mettiamo meno I0 qua, va, dove I0 è questa espressione qua. Quindi è meno I0 quando T è compreso fra 0 e P su omega più 2KP su omega. Quindi 2 più, mettiamo così, 2KP su omega. Oppure è più I0, cosa? Quando T è compreso fra P su omega e 2P su omega. E più, sempre multipli, 2KP su omega più 2KP su omega, cioè abbiamo un'onda quadra. Questo è I, questo meno I0, I0, meno I0, eccetera. Questo qui è P su omega, questo è 2P su omega, questo è 3P su omega, eccetera. Allora, poi il testo ci dice: calcola la potenza dissipata per effetto Joule nella spira, da dove prima l'energia dissipata per effetto Joule. Allora, la potenza sarà, basta applicare la formula, B, e P è RI quadro, e è costante, perché I quadro è I0 quadro in pratica, quindi è RI0 quadro, cioè è un quarto, B quadro a 4 omega quadro fratto R. Allora, da dove proviene l'energia dissipata per effetto Joule? Allora, per effetto della legge di Lenz, il verso della corrente indotta è sempre tale da opporsi alla causa che l'ha generata. Quindi, anche in assenza di tutti i possibili attriti, eccetera, dobbiamo fare lavoro per far rotare la spira, eh? Quindi, da questo proviene. Allora, dice poi il terzo punto C, dire come viene modificato qualitativamente l'andamento della corrente di T se si tiene conto dell'autoinduzione della spira, e fare un grafico approssimativo della corrente. Allora, quando qui è la situazione iniziale, no? Quando la spira, quando il flusso è zero e poi inizia ad aumentare, no? La spira sta con il diametro coincidente con l'asse Y, poi inizia ad aumentare, cioè, se non c'è l'autoinduzione, che succede? La corrente va qua da zero istantaneamente va a meno I0, poi qui si inverte istantaneamente e passa da meno I0 a più I0, eh? Cioè, in teoria non ci sarebbe questo tratto verticale. Allora, per effetto dell'induzione, che succede? Abbiamo un circuito RL praticamente, e quindi questi tratti verticali in realtà diventano dei tratti di curve esponenziali, eh? Quindi come cambierà? Di quello ideale era così, quello reale, più o meno accentuato a seconda delle caratteristiche, sarà questo, non è verticale, ma è un tratto di esponenziale qui. Questo qui avrebbe un andamento asintotico, e poi così via, eccetera. Poi qua un arco qui, che sono questi. Quello rosso quindi è quello ideale, ignorando, diciamo, il fenomeno dell'induzione, e quello blu è quello reale, qui mancano i nomi sugli assi, questo è I e questo è T. E le inversioni ce l'abbiamo qui per sempre P su omega, eccetera, 2P su omega e così via. Il testo ci deve solo di fare dei ragionamenti qualitativi. E fine del problema e fine della prova, e arrivederci a tutti.